Il biocondizionatore non serve a niente, serve solo a far arricchire il negoziante, le case farmaceutiche con le scie chimiche. Io non l'ho mai utilizzato, i miei pesci stanno benissimo, basta fare decantare l'acqua. È una schifezza, dobbiamo ribellarci a questa lobby del biocondizionatore. Salve a tutti e bentornati su Crystal Lake TV. Come avrete capito dall'introduzione, oggi parleremo del biocondizionatore. Che cos'è, cosa serve e perché andrebbe usato in acquario. Il biocondizionatore è un chelante. Che cos'è un chelante in chimica? È un liquido che va a ricoprire una molecola dannosa con una pellicola che lo rende inerte. In più ha un effetto legante, quindi lega i metalli pesanti dopo averli chelati, creando dei complessi che per effetto della forza di gravità andranno giù verso il basso e si accumuleranno all'interno del nostro ghiaietto dell'acquario. Ogni volta che noi andremo a sifonare il fondo, toglieremo questi complessi dal fondo dell'acquario. Come ben sapete, dall'acqua che esce dai nostri rubinetti viene addizionato del cloro. Questo perché il cloro ha un effetto battericida. Questo per evitare appunto la proliferazione dei batteri all'interno delle nostre tubature. In questo modo noi possiamo tranquillamente bere l'acqua che esce dai nostri rubinetti, non come quando andiamo in Egitto, che come per Mosè, se beviamo l'acqua di rubinetto ci si aprono le acque. Il cloro appunto viene neutralizzato dal biocondizionatore. La terza ed ultima azione è quella di stimolare il pesce a secernere una mucosa supplementare. Questo perché? Andrò a spiegarvelo facendovi un esempio. Mettiamo l'esempio di un discus, okay? Che è uno di quei pesci che tira fuori naturalmente poca mucosa. Questo perché lui vive in un fiume di grossa portata come il Rio delle Amazzoni, con una durezza carbonatica molto basso e molto bassa e tanti acidi umici che si sciolgono nell'acqua. Questi acidi hanno un effetto batteriostatico, cioè impediscono la proliferazione batterica. E il grosso volume di acqua in cui vivono fa sì che la pressione batterica sul pesce sia minima. Per questo la natura, che non spreca niente, gli fa tirare fuori poca mucosa. Quindi ci sono alcuni pesci che hanno bisogno di un'aggiunta di mucosa. Questo perché in acquario si ha una pressione batterica milioni di volte più forte di quella che c'è in natura. A differenza, pesci molto meno delicati o che vivono in ambienti con pressione batterica più alte, mi viene l'esempio della carpa, che è un pesce molto ricco di muco, appunto perché vive in acque fangose, putride, sporche, con una pressione batterica alta, non ha una vera e propria necessità di aggiungere il biocondizionatore. In questo caso la sua funzione sarà principalmente quella di eliminare il cloro per favorire la proliferazione dei batteri nitrificanti, che sono fondamentali per il funzionamento del nostro acquario. Come si usa il biocondizionatore? Io consiglio sempre in acquari di nuovo allestimento di inserire la dose indicata, non ci sono pericoli in caso di dosi eccessive, se ve ne casca dentro un po' di più non succede niente, non è un veleno. E, dicevo, in caso di nuovo allestimento di inserire la dose indicata e di attendere 6-8 ore prima di andare a inserire lo starter batterico per attivare il filtro. Mentre invece, quando si parla di cambi d'acqua, io consiglio sempre di preparare l'acqua il giorno prima, ad esempio la sera per la mattina. So che la domenica mattina mi dedico al cambio d'acqua, prendo il secchio, lo riempio, metto il biocondizionatore, gli do una girata. In questo modo lui avrà tempo di fare effetto e di chelare i metalli e neutralizzare il cloro. E l'acqua sarà a temperatura ambiente, quindi quando andremo a inserirla in acquario non ci sarà quello shock termico che si avrebbe se la mettessimo direttamente dal rubinetto. A tutte quelle persone che sostengono che il biocondizionatore non faccia quello che riporta scritto l'etichetta, chiedo di citare queste aziende produttrici per frode in commercio. E una volta impugnata la sentenza che gli darà ragione, allora potrò dare ragione a loro. Fino a quel momento, quello che dite purtroppo è solo ed esclusivamente aria fritta, e quella che è la vostra esperienza non può essere una regola che vale per tutti. Questo tipo di affermazioni sono deleterie, un'esperienza personale non può
essere una regola valida per tutti. È un po' come dire io sono sempre passato col rosso e non è successo niente. Non si ragiona in questo modo. Sono qui semplicemente per consigliare, non prendo dei soldi da queste aziende per consigliarvi di utilizzare questo prodotto, ma vi posso garantire che in alcuni casi è davvero fondamentale. Io vi ringrazio per la visualizzazione, ci vediamo venerdì prossimo alle 13 con un nuovo video, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a cercarmi anche su Instagram e a suggerirmi il tema per il prossimo video, vi ringrazio e arrivederci.